Dunque, se vi ricordate 2 anni fa, anzi sicuramente vi ricordate, 2 anni fa avevamo invitato Franco Loi a parlare delle sue poesie, venne qua 2 anni fa. Quest'anno abbiamo deciso di continuare la tradizione di abbinare, in quel caso io restai assolutamente zitto perché Udi Maior assolutamente non si poteva parlare, però poi Franco è partito in tromba e non c'è stato più per nessuno. E allora fu in realtà una conferenza di Franco con le sue poesie in danese. Oggi, quest'anno, abbiamo deciso di riproporre diciamo, la formula con un altro poeta che non scrive milanese d'adozione, anzi più milanese di lui non si può perché ha i genitori che tra l'altro sono presenti siciliani, e diciamo sempre noi più milanese di così si muore, e che sono venuti qua a ascoltare questa presentazione che praticamente si svolgerà in italiano, ovviamente le sue poesie estratte da alcuni dei suoi volumi che riguardano Milano. Faremo una cosa abbastanza complicata, è la prima volta che la facciamo, non la improvvisiamo perché improvvisato non c'è nulla, però è la prima volta che tenteremo di estrapolare laddove possibile alcuni dei riferimenti delle sue 15 poesie di cui avete il programma davanti, estrapolarle con qualche piccolo commento milanese che farò io. Vi presento Alberto Figlioria, già lo conoscete perché è venuto qua parecchie volte a presentare i lavori del carcere e di opera dove lui ha un laboratorio letterario. Alberto, è difficile dire cos'è Alberto perché tante cose lui, innanzitutto è giornalista, collabora con Avvenire, ha collaborato col Giorno, collabora con Tutto Sport, non so se è più lungo dire quello che non collabora e quello in cui collabora. È scrittore, quindi non soltanto poeta ma scrittore, ha scritto molte poesie, molti libri soprattutto direi di letteratura sportiva, e infine ovviamente poeta, e poeta anche questo in maniera molto, molto creativa, nel senso molti libri sono una poesia che potremmo definire tradizionale, altri invece sono haiku, come vedrete haiku come sapete è una forma di poesia giapponese che si basa sulla brevità della sua composizione. Alcuni di questi libri sono qua e alcuni di questi libri contengono per l'appunto le poesie che andremo a citare. Dunque la formula che noi proponiamo è Alberto legge le sue poesie e dopodiché tra una poesia e l'altra io mi permetterò di fare un commento sulle immagini milanesi che lui ci propone. Chiaramente, me ne scuso fin da adesso, ci sarà un po' di differenza tra la sua epicità e la mia, ahimè, volgare locuzione della storia, però i toni sono completamente diversi, per quello che vi dico è un esperimento che facciamo, però ne approfittiamo quindi per trattare Milano sia da un punto di vista poetico, e non è facile farlo, sia da un punto di vista letterario, storico, è quello che vi dico. D'accordo? Io direi di cominciare, avete davanti un programma, l'abbiamo fatto apposta, noi l'abbiamo concepito come una sorta di concerto letterario questo, e Alberto se vuoi dire qualcosa se no possiamo cominciare. Sì, intanto ringrazio tutti, buongiorno, ringrazio per essere venuti, ringrazio il mio grande amico Mauro, un'amicizia fraterna, quindi è stato generoso con me. Spero che non sia solo per l'amicizia, anche per il virtù della poesia, ma questo lo giudicherete voi, lo giudicherà il pubblico. Ringrazio la BCE Marinella, vengo sempre molto volentieri qua perché apprezzo il lavoro che si fa sul territorio enormemente, è un'attenzione che credo anche enti e istituzioni dovrebbero prestare collaborando, aiutando chi fa cultura in questa maniera, diffondendola, una cultura diffusa, quindi socializzazione. Nella mia poesia Milano è molto presente, spesso è spunto, è una quinta molto, molto importante, per cui anche se non è detto che sia il messaggio, però c'è, Milano c'è. E spesso con riferimenti geografici, storici anche precisi che lui evidenzierà in questa sorta di
di esperimento fra lo storico e il poetico. Non è che la mia poesia sia estremamente tradizionale, nel senso che qualche volta mi diverto anche a scrivere sonetti, ok, però tendenzialmente, come fa la maggior parte della poesia, si usa il verso libero e si seguono vie anche molto diverse da quelle canoniche, no? Questa oggi è la poesia, ogni tempo ha la sua poesia. Se io amo Leopardi non posso scrivere come Leopardi, ovviamente, poi lui viveva a Recanati, viveva a Milano, quindi vabbè, io comincerei a leggere, tendenzialmente leggeremo una poesia, lui farà il commento, qualche volta ci saranno dei mini blocchi. Allora, avevo pensato, creando la scaletta, che forse avevo esagerato, dovevo portare delle poesie anche più primaverili e solari, ma il tempo ci ha... Ho voluto venire incontro alla scaletta, infatti la prima poesia è Neve in Piazza Stupari. Quindi qui c'è proprio il riferimento preciso, Neve in Piazza Stupari, c'è una nevicata vista stando in quella circostanza, in quel luogo. In silenzio odo il soffio della neve che cade, grandi fiocchi che muoiono sull'asfalto d'arcobaleno, oltre i vetri visi assorti, sguardi stupiti, persino le macerie del cantiere acquistano grazia per il bianco velo di farina dal cielo. Ah, se i giorni del nostro vivere fossero come neve, lenta, lieve, morbida, pura, quanta bellezza si cela in noi che ignoriamo. Capite com'è difficile, nel senso che dopo tali parole riuscire a estrapolare qualcosa. La poesia cita un luogo che, come sapete, non esiste più. Milano è piena di luoghi che non esistono più. Se passate adesso per Piazza Stupari, il glorioso Paladino è stato recentemente demolito. Quante macerie, infatti, il Paladino. Che io ho visto demolire giorno dopo giorno, scusa se lavoro lì vicino. Io vi propongo, come ho sempre proposto, quattro riferimenti per una passeggiata, perché tutta Milano è da passeggiare. Quattro aneddoti su una passeggiata che noi possiamo partire proprio da Piazza Stupari per finire lungo quel vialone che porta giù fino al ponte, tutto il ponte della Risorgia. Il primo riferimento è un riferimento particolare che successe il 2 aprile 1976 proprio dentro al Paladino. Come sapete, il Paladino è un luogo di concerti, un luogo di spettacolo, di manifestazione. Fu una cosa molto particolare, c'era un grandissimo cantautore che si chiamava Francesco Di Gregori, che cantò, doveva cantare, cantò il pomeriggio e aveva appena pubblicato un album che si chiamava Buffalo Bill. Lui era un bellissimo ragazzo, canzoni introspettive, diciamo, lui era di sinistra, però non di quelli che scrivevano canzoni per fare politica. Pomeriggio bellissimo, pomeriggio ci sono le ragazzine, tutte molto contente. La sera, in quel Paladino, entrarono gli automi. Allora, io ero giusto di quell'età più o meno, si usava alla fine di un concerto aprire le porte e tutti entravano gratuitamente. Quindi c'era un biglietto, aveva posti liberi, aveva entrava ugualmente. E Francesco De Gregori quella sera venne sottoposto a un vero e proprio processo da parte dell'ala sinistra dei movimenti milanesi, cioè l'autonomia operaria, vale dire, mentre lui cantava venne interrotto più volte, prima con insulti, lui era comunista, diciamo simpatizzante comunista, diciamo, quindi della stessa area politica, non stiamo parlando di un'area politica differente. Venne interrotto perché vogliono fare un comunicato per gli autonomi di Padova arrestati. A un certo punto, dopo mille difficoltà, riuscì finalmente a finire il concerto. Andò nel camerino e a quel punto venne preso da alcuni di questi signori di autonomia portaria, alcuni dice addirittura con la pistola, venne riportato sul palco e processato. Gli venne chiesto quanto aveva guadagnato quella sera, rispose timidamente, Francesco Gregori è una persona molto timida, molto riservata, disse ma 1 o 2 milioni, e gli disse vergognati, tu questi soldi li devi dare a noi, li devi dare ai compagni.
venne umiliato davanti a tutti, alla fine dissero suicidati perché fai meglio suicidato e poi vai a lavorare con gli operai. Lui dopo quella sera, per 3 anni non si esibì più sul palcoscenico. Le sue parole riguardo a quella sera, di cui lui non parla mai, non parla giustamente mai volentieri, furono: stasera mancava l'olio di ricino e la scena sarebbe stata completa. Proseguiamo. Mi dispiace, io cerco di essere breve come al solito. Vorrei farvi un itinerario molto molto breve, perché dopo giustamente io volevo lasciare più spazio alla sua poesia. Poi siamo detto facciamo un po' di tutti e due. Passiamo alla fine. Il 2 aprile 76. Passiamo un altro luogo che non c'è più. Milano è piena di luoghi che non ci sono più. La fiera. Percorriamo quel viale. In realtà non siamo proprio lungo quel viale, e da un'altra parte. Una cosa che successe è che i milanesi, secondo me, non sanno. 12 aprile 1928. Erano le 9:50 del mattino e lì, all'ingresso della fiera che veniva inaugurata per l'appunto quel giorno, doveva passare Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III era in ritardo di una decina di minuti, e quindi scoppiò una bomba prima del suo arrivo che fece 14 morti e 560 persone. Era il 1928. All'inizio la colpa venne data ovviamente agli anarchici, perché era diritto dare la colpa agli anarchici quando scoppiava una bomba, il 28. In realtà non erano stati gli anarchici, erano stati, non si sa bene chi, però non si venne mai scoperto chi furono i responsabili. Si parlò di tagliatelle fatte in casa, e il sospettato fu una persona vicina all'ambito fascista, vale a dire Farinacci, che male aveva sopportato, diciamo, la svolta fascista da rivoluzionaria a istituzionale. E quindi molto probabilmente quell'attentato al re venne fatto da chi era al governo in quel periodo. Proseguiamo ancora, sempre in zona, e ripeto, sarò brevissimo, più o meno vi ricordate l'Alfa Romeo, siamo un po' più là, insomma. Io sull'Alfa Romeo mi commuovo quasi a pensare, ma mi commuovo, come sapete, mi commuovo spesso, non so come mi è successo. Scena finale di Rocco e suoi fratelli, è la scena del portello, una delle scene forse più belle del cinema italiano. Perché una delle scene più belle? Perché vi ricordate il film, questa storia di immigrazione di chi appunto ha fatto Milano, finisce con questo fratello che viene raggiunto dal fratello più piccolo e gli dice: torna a casa. Perché torna a casa? Perché lui aveva avuto il coraggio di denunciare un altro fratello che aveva ucciso la fidanzata. Questo coraggio all'inizio lo aveva estromesso dalla famiglia, che gli aveva detto: tu in famiglia niente più, perché hai usato denunciare, la faccio breve, molto più complesso. E invece la scena finale è questa scena di integrazione, vale a dire il bambino più piccolo, cioè la speranza che qualcuno ha di integrarsi, e poi di integrarsi veramente, perché la mamma di questi quattro fratelli vive in un appartamento, era partito da uno scantinato e adesso vive in un appartamento borghese, ce l'ha fatta, diciamo così, è perfettamente integrata, da chiedere al fratello che aveva tradito la famiglia di tornare, che vuol dire che i valori di una certa civiltà, che poi se vogliamo è la civiltà milanese, erano stati assimilati. È un bellissimo film che chiaramente tutti dovranno vedere. Noi l'abbiamo fatto vedere quando abbiamo fatto degli ispezioni veramente. Conclude, poi concludo veramente. Andiamo un po' più in là ancora, perché siamo arrivati al ponte della Risorsa. E io qua non posso non citare, e dovremmo leggerlo veramente tutti, Giovanni Testori. Giovanni Testori, come sapete, era di Novate milanese, dove è anche morto, ed è stato l'autore di un ciclo splendido di quella Milano, cioè la del Milano anni 50, con la gilla del MacMahon, il Fabbricone, Nebbia Giambellino, che poi in realtà è uscito postumo. E tanto per dirvi cosa voleva dire allora essere milanese, cosa vuol dire allora scrivere su Milano, in una prefazione ho trovato queste parole: i suoi protagonisti sono giovani di allora, con i semplici sogni di evasione, drammi sentimentali, con la passione per la soubrette della rivista e per i campioni dello sport. È l'affresco popolare che interessa lo scrittore, un mondo che vive di fatica e di povertà, di piccoli espedienti per sopravvivere, e così mette in scena le gelosie, le ripicche, gli amori e le violenze, i sogni e le speranze delusi di giovanotti e di signorine che sperano in un cambiamento nella loro posizione sociale. È la Milano degli anni 50, è la Milano che sta crescendo, e Testori l'ha cantata in maniera veramente notevole.
Tra l'altro volevo riagganciarmi un attimo al Palalido, adesso faccio lo storico tra virgolette in senso lato anch'io, nel senso che io al Palalido ci sono quasi cresciuto, perché essendo un amante del basket avevo casa stabilmente là, no? Da ragazzo e anche poi da adulto, e vederlo venire giù giorno dopo giorno, così in maniera impietosa, implacabile, cioè ognuna di quelle picconate, ogni colpo di ruspo era un colpo al cuore, no? E ora c'è solo questo deserto di macerie. Io non lo so se era veramente necessario tirarlo giù, così come non so se era necessario abbattere l'Alfa Romeo, che era un monumento, e persino Sgarbi, che vabbè, non riscuote le mie personali simpatie, però quella volta ebbe un moto di giusto orgoglio, nel senso che andò quasi a incatenarsi davanti allo stabilimento dell'Alfa per dire che non doveva essere buttato giù. Forse le ragioni del business hanno prevalso. Era uno stabilimento storico, che era un pezzo di storia di Milano. Tra l'altro, come parlavo con lui qualche sera fa, ci raccontava un po' queste storie, allo stabilimento dell'Alfa Romeo ci aveva lavorato Valentino Mazzola, il giocatore, il grande Torino, quando ancora non giocava nel Grande Torino, non aveva fatto fortuna, era un giovanotto di belle speranze, nulla più, da Cassano d'Adda, e giocava nella squadra di calcio aziendale dell'Alfa Romeo in Serie C. Quindi c'è tutto un mondo di memorie che quasi è andato perduto. No, c'è una collina un po' a spirale che ricorda, forse la Torre di Babele, perché forse è proprio una Babele. In ogni caso vedremo cosa sorgerà al posto del Palalido. Per noi il Palalido rimarrà tale e insostituibile. È triste vederlo così, veramente. Le prossime due poesie sono molto brevi e sono state scritte una mentre ero sulla circonvallazione e una in metropolitana, perché in metropolitana capita di fare degli incontri incredibili, si incontra la fauna più strana. Una volta verso mezzanotte ero dalle parti di Lambrate, ho visto un tizio che se ne andava in giro con una bambola gonfiabile sotto il braccio, sapete, quella è per far sesso, succede. Poi il vagone scorso lì era pieno di trans, no? Quindi si fanno tutti questi incontri strani sulla metropolitana, no? È veramente un laboratorio di osservazione umana senza pari. Ragnatele elettriche fra i palazzi, stente piante nei balconi, a cercar luce da angusti orizzonti nella curva in loop della circonvallazione. Ho visto una giapponese camminare scalza nel corridoio della metropolitana, linea gialla. Pareva una Madonna orientale, un sorriso d'estasi e di sacrificio sul bel volto brunito. E questo è un incontro vero, vedi proprio questa giapponese bellissima, deve essere Duomo, quindi linea gialla dove c'è l'incrocio delle linee, e che camminava a piedi nudi, era una passeggera, era una sorta di apparizione, non si sembrava fuori contesto addirittura, non sembrava neanche camminare, sembrava veleggiare nell'aria. Così scrissi di getto questa poesia, anzi l'ho messa subito su Twitter, che io uso Twitter per scrivere poesie, la tecnologia aiuta, no? Di grande conforto agli umanisti, io credo, se usata con grano salis. Sarò breve stavolta, anche perché, ripeto, non voglio togliere assolutamente niente la poesia. Abbiamo citato due cose, la sua poesia cita, a parte le apparizioni, cita due cose fondamentali, che sono la circonvallazione, di cui parleremo dopo, nelle mura di Milano. E ha citato qualcosa che a Milano ormai non facciamo neanche più caso, però quando venne inaugurata il primo novembre del 1964 addirittura furono 200.000 le persone che andarono a vederla. Alle 17 ufficialmente aperta, alle 10 il sindaco Pietro Bucalossi la inaugurò con l'arcivescovo Giovanni Colombo, ma non solo, allora c'erano anche i Martinit che facevano da cornice all'inaugurazione, i Mutilatini, vi ricordate, le stelline,
venne inaugurata, ripeto, alle 10 per le autorità, alle 17 per tutti noi comuni immortali, la linea rossa della metropolitana, era il 1964. Tra le persone c'era la vedova Vigorelli, che era per appunto la moglie di questo grandissimo ingegnere che fu tra quelli che volle a tutti i costi e ideò a tutti i costi la linea rossa metropolitana. Primo viaggio io l'ho presa adesso, e ripeto, non facciamo più caso, ma sarebbe così bello se invece riuscissimo ogni tanto non soltanto a pensare a quello che stiamo facendo, stiamo per fare, che poi è sempre tutto proiettato, ma anche a quello dove stiamo passando, qualcosa. Venne inaugurata comunque, il primo viaggio partì alle 10.41 e arrivò a Sesto San Giovanni, dove c'era il sindaco di Sesto, la banda di Sesto che cantò l'inno di Mameli, Mia bella Madunina, ovviamente, la marcia trionfale della Riga. Figuratevi che i primi lavori erano iniziati nel 1957, e che se andate a vedere ci sono molti film dell'epoca che usano questa metropolitana come simbolo di innovazione e modernità. Mi ricordo uno su tutti, La vita agra, con Tognazzi, che fa vedere proprio la zona di San Babila. Mi ricordo anni dopo La Cavani, che fece un film inquietante con i morti lasciati abbandonati nei vagoni della metropolitana, perché così voleva il regime. E simbolo di modernità, e ripeto, 200.000 persone si affollarono quel giorno, pagando regolarmente il biglietto, andando a vedere la prima metropolitana di Milano. In realtà, velocissimamente, di metropolitana si era già parlato quando vennero interrati i Navigli, ma ne parliamo tra poco. Seconda linea, brevissimo excursus, passiamo al 1969, quindi dal 64 al 69, la MM2 Caiazzo Cascina Gobba. Il sindaco era Agnasi. Per curiosità, in quel caso furono 120.000 le persone che andarono quel giorno a visitarla, il biglietto costava 100 lire. Ultima penultima a questo punto. Dal 69 siamo scappati al 1990, quindi ci stiamo allargati. 1990, 2 maggio 1990, Paolo Piliteri, Cossiga, Nilde Iotti, Spadolini, gli ex sindaci Tognoli e Agnasi. Inaugurata la MM3, o meno, come sapete, un tratto della MM3. Costò 200 miliardi, approvata nel 79 e finita appunto nel 90, e aveva l'obiettivo, come sappiamo, di collegare delle stazioni che altrimenti non avevano un collegamento, o perlomeno i pendolari che arrivavano lì, come la stazione centrale, la stazione romana e la stazione di Rogoredo. L'ultima, come sapete, è stata appena inaugurata ed è la linea la 5, non capito, la 4, non so che fine abbia fatto. Comunque è la 5, la Lilla, che appunto arriva in un quartiere di cui parleremo dopo, vale a dire la Bicocca. Sì, tra l'altro mi è fatto venire in mente, mentre parlava, che Milano è non solo la prima città italiana ad aver avuto una metropolitana, ma Milano è una città dei re, è la città dei record, e non solo a livello italiano. A parte il fatto che Milano è una sorta di laboratorio che si ripercuote a livello nazionale, e i grandi movimenti, le grandi idee nascono spesso a Milano e poi si diffondono nel resto della nazione. Per esempio, Milano è la città italiana e anche europea, mi pare, che ha il più alto numero di gallerie, a partire dalla Galleria Vittorio Emanuele. Non c'è nessuna città europea che ha un numero di gallerie pari a quello di Milano. È la città italiana col più alto numero col più elevato numero di orologi pubblici, che a noi non ci facciamo magari caso, ma voi badateci quanti orologi pubblici sono a Milano. Bene, nessuna città italiana ha tanti orologi pubblici come Milano. Così anche per l'illuminazione elettrica, credo sia stata la prima città italiana, o fra le prime al mondo addirittura, fra le prime al mondo. Quindi, insomma, è una città che può anche menar vanto, quindi dispiace a volte il degrado a cui è andata incontro negli ultimi anni, speriamo che ci sia quindi una risalita. Chiusa questa parentesi, questa poesia l'ho scritta invece passando per Viale Aretusa. Quindi la cito proprio. È una riflessione che parte dall'immondizia e arriva all'esistenziale, come succede nella poesia. Sacchi neri ai bordi delle strade, il deserto di Viale Aretusa, tarda l'alba sotto la nuvolaglia plumbea, fanali rossi come occhi di coscienza. Il mondo pullula di uomini senza qualità. In un doppio anfiteatro ho cercato la verità. Ci infesterà un giorno
il siero di pensieri positivi. Sono partito dalla raccolta differenziata e sono arrivato alla meditazione sull'essere. E io direi che io ho collegato, quando ho letto questa poesia, a Milano col cuore in mano, vale dire questa tradizione. Sono andato a cercarla per curiosità e ho sono andato a trovare il 22 di febbraio del 787, 7, non 1000, 787, queste parole: con l'aiuto della Divina Misericordia voglio stabilmente fondare in questa città di Milano, presso la Chiesa Cattedrale, un brefotrofio come opera di santa pietà cristiana. Questo è il testamento dell'arciprete Dateo, vi ricordate Piazzale Dateo, di cui passiamo sempre senza ovviamente ricordarci più io per primo chi fosse. E praticamente questo è il primo brefotrofio che venne fatto a Milano già nel 787. Figuratevi che già allora c'erano le nutrici stipendiate, i bambini venivano vestiti ed educati fino all'età di 8 anni, quando poi venivano dati alle famiglie, generalmente per andare a lavorare. Venne fatto vicino al Capitolium, che era una chiesa dedicata al Santissimo Salvatore, con tanto di luogo dove poter battesimare i bambini. Tant'è vero che lì vicino c'era, lui ideò la ruota, vi ricordate, noi sappiamo tutti la storia della ruota, e pare che lui fu tra i primi, o il primo addirittura, a ideare questa ruota, perché i bambini allora venivano, come adesso, abbandonati, allora i bambini venivano abbandonati sotto il fieno, venivano lasciati per strada, e lui ideò questa ruota in cui si poteva, almeno avevi la speranza, anzi la sicurezza, che il bambino sarebbe stato allevato. Per l'appunto Dio t'allevi, che tra l'altro è il protagonista di un romanzo di Eco, tra l'altro, oppure Spera in Dio, era il nome che gli aveva dato a questi bambini dai loro allevatori. C'è un altro periodo poi del Milano col cuore in mano. Tenete conto che lui parla di carità, la carità è sempre stata un tratto distintivo della alta borghesia, dell'aristocrazia milanese. C'è stato poi un periodo che a me è piaciuto molto raccontare altrove, che è il periodo, diciamo, delle grandi donne di fine Ottocento. Ricordate quando abbiamo fatto la conferenza qua dedicata alle donne milanesi? E quello era un'altra Milano veramente col cuore in mano. Io mi ricordo la Mantegazza nel 1850, visto che abbiamo parlato di brefotrofio, 1850 il primo asilo nido per le operaie, 1862 il mutuo soccorso, 1870 una scuola professionale femminile, e poi, diciamo, quella che è diventata un simbolo, anche se noi non sappiamo mai il suo nome, Ersilia Bronzini Maino, chi è, lo sapete meglio di me, l'asilo Mariuccia, è stata lei, con insieme queste donne, diciamo, della buona borghesia milanese illuminate, che istituì questa istituzione. E tra l'altro, come sapete, c'è una storia incredibile dietro questa, vale dire, lei era molto attiva in quella, tra le fondatrici, molto attiva in quella che si chiamava l'Unione Femminile, che era quest'unione che voleva dare dignità alle donne che dovevano partorire, che donne che dovevano lavorare. A un certo punto lei parte e va a Roma per un convegno. Va a Roma per un convegno, e nel frattempo che lei è a Roma al convegno, muore la sua bambina Maria. E questo le provocò nella società di fine Ottocento milanese, non solo, delle critiche spietate. Ecco, la mamma, in questa qua che fa tanto da, tra virgolette, da suffragetta, perché già si parlava di voto alle donne, fa tanto da rivoluzionaria, va a Roma e la sua bambina muore. Le critiche spietate, cattive, che le vennero fatte, provocarono un suo allontanamento per un certo periodo da queste istituzioni che lei aveva creato e che era stata proprio tra le promotrici. Perché? Perché la Milano di fine Ottocento, lo sapete, qui non entriamo nell'argomento, è una Milano che sta cambiando in maniera violenta, molto molto forte, è la Milano, potremmo chiamarla, di un boom economico, né più né meno come quello che poi abbiamo avuto negli anni 50. Tra queste persone, io poi vorrei ricordarvi un'altra, e poi finisco, che è un'altra persona molto importante e che la sua morte segnò veramente la fine di un'epoca per Milano. E voglio parlarvi dell'anarchica Anna Kulishoff, che magari qualcuno avete sentito, perché allora erano tante le persone che si occupavano. Ad esempio, lei si occupò della proposta del limite di 12 ore per il lavoro, il divieto di lavoro sotto i 12 anni per le donne, 12 ore di lavoro per le donne, il congedo alle madri incinta per almeno 28 giorni, tutte delle proposte che vennero approvate nella legge Carcano del 1902. Ebbene, quando morì questa,
questa donna che abitava nel centro di Milano, abitava sui portici settentrionali di Milano, il suo funerale monumentale, ci fu qualcuno che la coprì di sputi la bara, cercò di addirittura di rovesciare la bara, venne insultato ed erano i fascisti. Era il 25, stava finendo, era finita un'epoca per Milano e sarebbe iniziata un'altra, e quindi questa è una persona che io volevo ricordare. L'intervento di Maro mi offre il destro per fare, se mi consentite, offrire un paio di suggerimenti. Cioè, non so se siete mai andati a visitare il Museo dei Martinite Stelline. Sì. Se chi non fosse andato, ci vada, perché è un museo bellissimo, gratuito, e si può interagire e scoprire la storia di questa benemerita istituzione, come vivevano i nostri ragazzi, come Milano fosse evoluta allora, come la solidarietà sociale fosse diffusa, fosse una rete che forse cercava di non lasciare nessuno indietro. Oggi mi sembra molto più spietata, a volte oggi sembra molto più spietata la società. E l'altra cosa invece, l'ospedale Macedonio Melloni, noto per i bambini, perché vi nascono i bambini, mia sorella è nata lì per esempio, ha un teatrino magnifico di oltre un secolo di vita, che venne costruito perché c'era un brefotrofio lì, perché fosse di conforto ai bambini, ed è un gioiellino, l'hanno restaurato, l'hanno riportato all'antico fasto, è piccolo, è una nicchia, ma è deliziosa, e ci fanno una stagione teatrale, si chiama La Scala della Vita, l'organizzazione, che se vi capita non disdegnate. La prossima poesia l'ho scritta invece mentre stavo al semaforo, cioè l'ho pensata al semaforo, non l'ho scritta al semaforo, l'ho pensata, mi è venuto l'input mentre ero al semaforo per svoltare in Viale Pisa, in Piazza Giovanni dalle Bande Nere. Riflettevo su questo condottiero, mi veniva in mente anche Il Mestiere delle Armi di Ermanno Olmi, film splendido, e ho scritto questa poesia, che poi di solito io non dato le poesie, questa invece l'ho datata. Poi vi spiego un'altra cosa di questa poesia. Vi leggo prima la versione estesa. Bruniva le corazze dei suoi soldati. Bruniva le corazze dei suoi soldati e morì, nonostante le sanguisughe attaccate alla gamba ferita e ai ricordi dolenti. Ora è il nome di una piazza di forma tonda, uno snodo di alberi spogli, scheletriti negli inverni nebbiosi, o floridi di smog nell'arido cortile delle estati d'asfalto. Qualcuno pensa anche all'oscurità di licenziosi manipoli o faziose falangi, l'ignoranza prospera con gran diletto. In un angolo sta la carità, che nella civiltà contemporanea confina con l'assenza di ideali. Così ogni giorno passiamo fra gas di scarico e giornalai ambulanti, rose sfiorite e invisibili treni, e ci allontaniamo verso il destino. Tra l'altro, questa poesia, adesso voi magari lo potete vedere, mi sono sbizzarrito, a me piace un po' sperimentare, e ho considerato solo l'ultima parola di ogni verso della poesia, e leggendo l'ultima parola di ogni verso viene fuori quasi una poesia di senso compiuto, quindi c'è una duplice poesia senza verbi. Soldati, sanguisughe, ferita, dolenti, piazza, snodo, scheletriti, nebbiosi, arido asfalto, oscurità, falangi, diletto, carità contemporanea, ideali, passiamo ambulanti, treni, destino. Si poteva fare una poesia anche senza tutto il resto, senza un verbo. Fai anche quella dopo, segui. Ecco, invece questa poesia, Piove, sembra un leitmotiv, ma veramente è stato un inverno così lungo che tutto quello che uno ha prodotto risente anche del tempo. Pioveva, era febbraio,
Stavo per scavalcare il Naviglio Grande per andare al carcere di Opera, dove faccio l'insegnante volontario da alcuni anni. Anzi, consiglio a tutti di confrontarsi con questa realtà in qualsiasi maniera, non andando dentro in galera, approfondendo la questione. L'anno scorso, grazie a Marinella, abbiamo presentato qui il calendario poetico. Ora abbiamo una serie di pubblicazioni, se lei vuole, noi siamo pronti a fare un'altra presentazione. È uscito anche un film sul laboratorio di Opera e sul carcere di Opera, per la prima volta si è entrati nelle celle. E ci sono molti detenuti che sono diventati poeti strada facendo, ristrutturando anche la propria vita. Comunque questa poesia l'ho pensata quella mattina mentre stavo andando là, pioveva, è una riflessione su Milano, quindi è una poesia di memoria, di ricordi. Piove, una lenta alba prende i luoghi del buio, se cerne ricordi. Il Naviglio Grande è una lacrima verde che fluisce verso la darsena, un tempo brulicante, oggi in secca. D'estate si giocava i tuffi. Palazzi di vetro ribaltano nelle strade abbandonate fantasmi di luce, parvenze di impiegati al lavoro. C'erano le case a ringhiera e bambini che giocavano al folber su prati smeraldini, alla lippa, fra i tragitti delle biciclette. Correva nella polvere la strada per Corsico e si indorava al tramonto quando gli operai sciamavano dalla fatica. Mi corre incontro San Cristoforo e la ruggine dei binari. Vedo le tue ombre, Milano. Odo l'antica lingua delle tue genti, coloro che sono andati via per sempre. E la domanda è: che cosa ci resta di loro? Piove, io vado nelle pozze di acqua piovana, provvisorie come il tempo che beffardo scorre, si specchia la danza delle nubi in fuga. Questo è proprio un omaggio a 360 gradi a Milano. Questa è proprio una poesia per Milano, su Milano e ai milanesi. Diciamo che forse l'idea di fare questo nostro pomeriggio è nata proprio da qua, cioè questa è la prima poesia che ci siamo scambiati. Io sarò brevissimo perché più vado avanti più mi accorgo che sarebbe meglio fare soltanto parlare Alberto. Io mi chiedo soltanto, voi sapete cosa abbiamo parlato, ormai sono anni che parliamo di Navigli dentro e io tutte volte mi rotolo per terra e faccio scene consulte ricordando i vecchi Navigli. Io mi sono chiesto quando è nato tutto questo. E ho trovato, come sapete, l'anteprima fu quando venne interrato via Laghetto. Sapete, via Laghetto è, sappiamo tutti, c'è l'università, dove arrivavano i marmide. A un certo punto quella è diventata una zona abbastanza degradata, sotto l'autorità austriaca, c'era ancora gli austriaci, venne deciso di essere di interrarlo perché ormai non serviva neanche più perché il Duomo era finito, eccetera. E vabbè, forse sarebbe potuta finire lì, forse. Invece, il 10 gennaio del 1888 venne deciso dall'amministrazione comunale milanese l'interramento di un secondo Naviglio, che era il Naviglio di San Gerolamo, che era un Naviglio che non si utilizzava più, zona Sant'Ambrogio, non si utilizzava più. E venne deciso che, visto che non si utilizzava più, tanto valeva interrato. Ecco, forse è iniziato lì. Cioè il concetto che in Milano, se qualcosa non serve, possiamo anche eliminarlo. Che sia bello, che sia brutto. Cioè, l'importante è che serva. Forse, non so, forse è nata lì, mi sono chiesto io, questa deformazione che abbiamo tutti dentro, o che ha portato all'uccisione di questo che era qualcosa di veramente poetico, almeno in alcuni suoi tratti. Poi, ripeto, abbiamo parlato spesso qua del fatto che puzzava, spussava, che chiaramente con le nuove comunicazioni, con le automobili, col tram, ne abbiamo fatti mille di questi ragionamenti, per cui non ve li rifaccio per l'ennesima volta. Però pensiamo che questa era una città sull'acqua, una video brulicante, questa darsena, che adesso penso che l'abbiate vista in che stato si è trovata. La darsena invece è un luogo, uno dei cuori di Milano, che come sapete negli anni 50 e 60 era uno dei porti
più importanti d'Italia, il porto fluviale più importante, ed era un luogo fondamentale, fondamentale per la vita milanese. Pensate soltanto alla Ligera, a questi luoghi nel Burg de Formaggiate, via San Gottardo, dove transitava la merce rubata, prendeva sui barconi dei navigli e andava a nasconderla. Insomma, era un luogo fondamentale. Sinceramente, io oggi non ve l'ho portato, perché piange il cuore, poi oggi è una giornata di poesia. Quando l'anno prossimo faremo il nostro secondo tratto, faremo questa Milano qui che scompare, questa Milano che scompare, è una Milano che probabilmente sarebbe stato meglio trovare un compromesso per non farla scomparire completamente. La cosa brutta, come sapete, si parte dal 1888 e poi cosa fatta a Capuano? C'è un signore che si chiamava Albertini, geometra del comune di Milano, siamo negli anni 30, piano del dottor Albertini viene coperto tutto. L'errore poi, la cosa drammatica, viene ripetuto ancora più avanti, perché fino agli anni 50 chi di quella zona si ricorda che la Martesana scorreva libera, invece anche di copriamo, nessuno gli venne in mente che magari si poteva veramente fare continuare la Martesana per un corso, come si chiama, un Mercure Gioia che è larghissimo, ma almeno fatemi andare questo canale in mezzo. Volete far passare le macchine, fatele passare da una parte e dall'altra, ma lasciatemi questo canale che almeno mi va fino al Tumbun de San Marc e crea comunque una via, almeno rievoca quello che era Milano. E invece no. Fine 800, fascismo, dopoguerra, tutti con la stessa idea, cemento, cemento, cemento. Dopodiché, ripeto, è inutile fare, anche perché dopo si rischia di diventare moralisti, però... a parte che sulla morale non c'è niente da dire, la morale è una cosa fondamentale, su il moralismo, no, uno ha una morale, non è per forza deve essere moralista, però chiusa la parentesi, questo è stato una Milano che non c'è più e che secondo me rimpiangeremo per generazioni e generazioni. Io per farvi capire come la penso, sarei per la riapertura dei navigli. Alla sinistra del mio letto io ho una stampa antica con via Laghetto. Credo che il più grande scempio urbanistico di Milano sia stato fatto con la chiusura dei navigli. È stato un momento, secondo me, devastante nella storia della città ed è imperdonabile a distanza di decenni. Questo è il mio modestissimo parere. Adesso leggo due poesie consecutive, scritte quest'inverno. E quindi la città sotto la neve, quello che le emozioni, i pensieri che suscita, e una che è proprio ambientata a quartiere degli Olmi, estrema periferia, vicino a Muggiano, quello che una volta era il comune di Baggio e Uniti, ma è ancora è Milano, anche se una Milano considerata minore, tra virgolette. Cade di traverso la neve, una sciabolata sul corpo della città, nelle anime nude degli abitanti. Cade di traverso la neve, un morbido schiocco sugli alberi spogli, un bianco urlo trattenuto, e si posa sull'asfalto, sciogliendosi come dalla mente i ricordi. La neve copre il pubblico orologio, vie degli ippocastani, albeggia, fiocca. La neve ha coperto il pubblico orologio. Le lancette non si scorgono. Ora, se ora ha un senso ancora, del tempo vedi soltanto il contorno. Il verde orlo che inanella, che si getta nell'abisso, nell'abisso senza tempo. Un muro scrostato separa al sommo cosparso di cocci di vetro, multicolori, aguzzi, taglienti, fermi, come il tempo coperto. Poco più in là, la tangenziale è un rumore di fondo, un fruscio diffuso, incomprimibile, mobili fantasmatiche presenze. I confini, siamo ai confini e non lo sappiamo. Scricchiolano i pioppi sotto il carico della neve, un lento lamento dai rami, sola consolazione nell'attesa del sole. Vabbè, allora, per sdrammatizzare, perché sono talmente
la nevicata dell'85. Visto che parliamo, tra l'altro, la nevicata dell'85, sono andato a prendere il Corriere della Sera, no? Che diceva: oltre 70 centimetri a Milano, decine di crolli, si schianta la tettoia del Vigorelli, cedono le scuderie del Circo Togni, molte case di malore, centinaia di fratture, due vittime per il freddo, ora si rischia la paralisi, trasporti nel caos, scuole, fabbriche chiuse, chiesto lo stato di calamità. Allora, dicevo, ci sono delle testimonianze del Medioevo, poco attendibili probabilmente, che dicono che a Milano a volte caddero anche 2 metri di neve. Di sicuro nel secolo scorso abbiamo avuto 80-90 centimetri nel 29, poi un'altra grande nel 47. Questa del gennaio 85, come vi ricordate, fu una più o meno un metro, grosso modo. La cosa simpatica, visto che c'eravamo tutti, è che qualche giorno prima, penso che vi ricordavate, c'era stata la nevicata a Roma. Io mi ricordo perfettamente, che non so perché io col Coromani sono sempre avuto sempre il dente avvelenato. Anch'io. E c'era stata questa, pur essendo simpaticissimi, per amor di Dio, però c'era stata una nevicata a Roma di 10 centimetri e Roma era completamente paralizzata. Al che noi milanesi, col nostro innato senso di superiorità, io per primo diciamo: mai che avete visto, bastano 10 centimetri e questi qua vanno in panne. In realtà a Milano successe molto di peggio, chiaramente non con 10 centimetri, quel periodo lì. Come sapete, ve lo ricordate tutti, due furono le vittime appunto gloriose di questa grande nevicata, il Palasport. Palasport era quello inaugurato soltanto nel 31 gennaio 76, e vi ricordate, tra l'altro lo vedete molte volte nei film, perché essendo così all'avanguardia, ispirò la Milano moderna, come al solito simbolo di modernità, come la metropolitana che dicevamo prima, lo trovate in eccezionale veramente, il Milano rovente, Milano odia, ed era stata la sede ad esempio di Giochi senza frontiere, di molti concerti. Io mi ricordo il concerto dei Queen, storico, veramente bellissimo, soltanto che era un problema, vi ricordate, c'era questa forma strana, che tutti quanti ci si chiedeva, ma se nevica? In realtà loro avevano pensato che avrebbe potuto sopportare 60 centimetri di neve, oltre non avrebbero assicurato. Qua ne sono venuti 80 ed è caduto tutto. In realtà anche qua, il discorso che diceva prima Alberto, interessante, andando a leggere quello che successe negli anni successivi, vale a dire, in realtà c'era stato lesionato non il tetto, ma una parte, una piccola parte della struttura, che da, diciamo, non esperti del settore, sembrava abbastanza riparabile. Tutto sommato, cioè non è che era venuto giù tutto, vi ricordate? C'erano un paio di crepe, al che però cosa successe? Successe che per 3 anni non se ne occupò più nessuno, la cosa andrò completamente in rovina e si decise, come diceva Alberto prima, di tirare giù e ricostruire, che è un classico, come sapete meglio del Milano. Un'altra cosa, scusa se sono passato dal sacro al profano, però ci voleva, tra l'altro ci voleva queste cose, tanto che stanno indicando tantissimo. Un'altra cosa molto interessante della sua poesia, lui parla di tangenziale. La tangenziale sono le ultime mura di Milano, se ci pensate. E anche qua noi abbiamo spesso chiacchierato su questo. Prima abbiamo parlato della circonvallazione, adesso parliamo della tangenziale. Estremo limite, al confine siamo al confine. Soltanto quel verso vale la poesia. Nel senso che, se ci pensate, è molto bello immaginarsi le mura di Milano. L'abbiamo fatto 1000 volte questo gioco, per chi magari non ci fosse stato. Partiamo dalla porta di Cinese, la porta di Cinese era quella romana, era quella della fine di via Torino. Chiudiamo gli occhi, come preparatevi a chiudervi gli occhi fra due settimane quando ci rivedremo con la Milano Manzaniana, perché giocheremo su questo. Andiamo sulle colonne di San Lorenzo, vi ricordate, andiamo alla porta ricostruita che c'è dopo. Quelle sono le mura medievali, ci facciamo tutto il corso di porta di Cinese, arriviamo a piazza 24 maggio e quelle sono le mura spagnole. E dopo Milano non è finita lì. Dopo abbiamo la circonvallazione e poi abbiamo la tangenziale. Dopo la tangenziale non si sa dove andremo a finire. Però di fatto terra incognita. È una terra Hic sunt leones. E questo è secondo me il fascino anche della storia. Riuscire a vedere come la città ovviamente si trasforma, come la città si allarga. E quindi la sua poesia personalmente mi ha fatto venire a riflettere appunto su questo. E anche qua poi però sto zitto. C'è secondo me un riferimento per questo allargamento di Milano. È il 1873, quando vennero annessi i corpi santi. Mi ricordo, abbiamo parlato anche di questo. Vuole dire, Milano aveva la sua bella cerchia, la cerchia muraria spagnola, che ci ha impiegato 200 anni per coprirla, perché era tutta scarpaglia per 200 anni. Siamo arrivati a costruire fino a lì con il primo boom economico di fine 800. Benissimo. Dopodiché, vicino, come ricordate,
vicino alle porte, soprattutto vicino alle porte dove partivano le direttrici di traffico più importanti, c'erano dei piccoli abitati ed erano appunto quelli chiamati Corpi Santi, che in realtà era un comune unico che faceva attorno ai 60.000 abitanti, che non c'entrava niente con Milano, era separato da Milano, aveva la sua amministrazione, eccetera, e l'amministrazione di fine 800 decise di assimilarli dentro Milano. Quello fu il primo salto oltre le mura, perché c'è una ragione molto venale in realtà, perché avrebbero, essendo diventati cittadini milanesi, avrebbero pagato le tasse a Milano, e la Milano di fine 800 non era così ricca come sembrava, basta pensare al buco che venne del finanziario causato dalla creazione della galleria, che fu uno scelto dal punto di vista economico per i milanesi, fu un colpo di destra. Secondo salto, vi ricordate, siamo negli anni 20, la grande Milano, e qui Baggio, la mia Riguarda, la mia Bicocca, tutti i quartieri periferici vengono inglobati in un nuovo comune di nuovo, che è la grande Milano, e questi paesi che comunque un'identità ce l'hanno. Voi vedete subito la differenza tra le periferie e periferie, e invece quelle periferie che sono nate vicino a un nucleo storico come potrebbe essere Baggio, perché Baggio era un paese, è stato un paese vivo fino a quando venne inglobato Milano, ma anche Linguarda così, anche Linguarda ci assomiglia, è stata abbastanza distrutta, ma c'è, lo capite subito, e quello è l'altro grande salto. Per cui ritorniamo al discorso che facevamo prima, cioè questa città in perenne espansione, fino a dove francamente non possiamo immaginare. Sì, tra l'altro il Palazzo dello Sport che hanno buttato giù dopo il tetto è crollato, è un altro dei miei posti, perché io l'ho frequentato, visto che era anche questo un tempio del basket, ho visto le partite epocali, è rimasto soltanto il ricordo. Vabbè, fai pure due di fila, perché sono già le sì. La prossima poesia è una poesia che ho pensato, cioè veramente mi è venuto in mente solo il primo verso. Ero dalle parti di Porta Venezia, presso una villa di cui colpevolmente non ricordo il nome, c'erano dei fenicotteri rosa, quindi sorprendente, e non so, da quella immagine alla fine è fluita una poesia. Questa è colma di riferimenti milanesi, passeggiando per Milano senza meta ho visto i fenicotteri rosa in un giardino segreto, posavano su una zampa e se la ridevano del traffico poco più in là, uccelli futuristi o monchi, posati così, su una sola zampa, i balenghi flamingos. Ho visto un cavallo battere i suoi zoccoli sull'asfalto di via delle forze armate, là dove un tempo Messer Petrarca ascoltava il gorgoglio delle acque e pensava a Laura, o forse anche un'altra. Ho visto un obsoleto tram sferragliare agli angoli delle prostitute. Era vuoto, eppure era pieno, ma avrebbe anche potuto essere pieno eppure vuoto. Non riuscivo a capirlo, giallo e borchiato com'era. Ho visto una Madonna Liberty piangere lacrime di piombo nei pressi di un teatro sperimentale, dove i bambini di Theresienstadt avevano ripreso vita, anche se in una finzione. E la nostra stessa vita mi è parsa allora finzione, un breve inutile volo, un passaggio momentaneo fra i detriti del nulla portati dai fiumi della mente, la presenza in un caffè chantant che la notte prima o poi esaurisce. Ho visto l'ultimo treno della metropolitana con un conduttore annoiato e l'addetto agli annunci che sbagliava ogni congiuntivo, ma la gente se ne fregava. Tracce di fango anche sui muri e biglietti scaduti per terra. Ho visto la pioggia rigare i vetri delle macchine e non c'era sole ad asciugare quelle lacrime nella tempesta degli abitacoli solitudine. Ho visto le ombre del parco farsi minacciose e gli uffici riempirsi pian piano di fantasmi e la mia mente vacillare al pensiero di un altro giorno. Questa è una poesia di impegno civile, si intitola Operai sui tetti. Vi ricordate quelli arroccati sul carro ponte oppure alla stazione centrale? Perché oggi c'è questo problema dolorosamente drammatico che Milano non aveva mai vissuto in tutta la sua storia. Operai sui tetti, arroccati su un carro ponte, in un vuoto verticale,
mentre respira tutto intorno la speculazione finanziaria e immobiliare, con cemento, derivati e denaro virtuale. Non è più tempo di compagni, è solo il tempo del profitto, le bandiere rosse rimosse e rimesse definitivamente a posto, nelle cantine, nei solai, nel cuore. Ora è solo il tempo del profitto, fine a se stesso. Non lo sapete forse voi, operai sui tetti, operai dalle mani callose, gruisti abituati ad altezze, manovali e muratori rotti a ogni fatica? Questo è il tempo del profitto che si autogiustifica, del potere politico che si autocertifica, della speculazione che si autogratifica, uni e trini. Che cosa potete insegnare oggi voi con questa azione ideale? Voi, operai sui tetti, operai dalle mani callose, gruisti abituati alle altezze, manovali, muratori rotti a ogni fatica. Neppure le televisioni verranno più a trovarvi. Non siete degni neanche di fare da comparsa al più miserabile dei reality show, o una sitcom, o un'isola dei non famosi. Le vostre mani callose, i corpi smagriti, i vostri volti rugosi non hanno charme, sono fuori del tempo, fuori dai giochi. Quel tempo e quel gioco che si chiamano profitto, quell'oscura avventura che si chiama speculazione, quella torbida politica che ghigna feroce. Mentre le spiagge sono invase e invasate, mentre le automobili viaggiano su autostrade di delirio assolate, mentre i poveri sono sempre più poveri e la patria un'immensa prigione mentale, voi siete arroccati su un carro ponte, in un vuoto verticale, mentre respira tutto intorno la speculazione finanziaria e immobiliare con cemento, derivati e denaro virtuale. Voi, operai sui tetti, operai dalle mani callose, gruisti abituati ad altezze, manovali e muratori rotti a ogni fatica. Più non sventolano le rosse bandiere dell'ideale, esse giacciono sepolte nelle cantine, nei solai, nel cuore. Io vi inviterei, magari lo faremo anche, non lo so, c'è uno, ci sono tanti quartieri, sapete, che ricordano quello che ho detto Alberto adesso. Io, a me piacerebbe farlo perché è veramente interessantissimo, anche se non sono un architetto, andare alla Bicocca. Perché, a parte che dove io sono cresciuto e quindi ho le mie radici, però di fatto, perché è veramente quello che ha raccontato lui. La Bicocca, se noi andassimo lì, noi vedremmo una villa di delizie del fine 1400, perché proprio lì gli Arcimboldi avevano costruito questa villa di delizie, che tra l'altro ha degli affreschi meravigliosi all'interno, ma purtroppo non sono visibili, non sento, qualche volta gli apre il faro. E c'è questa villa, dietro un'enorme cosa della Pirelli, è rimessa lì. Lì in realtà era un borgo, si chiama Borgo Valabussa, e il Bicocchino era la fortezza che stava a protezione di quel piccolo borgo, il Bicocchino si chiamava. Infatti lì gli storici locali discutono se Bicocca derivi da piccola casa o casa di Roccato, oppure era questo Bicocchino che era una piccola fortezza. Va bene, lì avviene una grande battaglia nel 1522, addirittura, figuratevi, in cui è impegnato tra l'altro il penultimo dei figli degli Sforza, cioè in mezzo gli spagnoli, francesi. Dopodiché, dopo questa battaglia, viene distrutto il borgo, la villa sopravvive e poi la Bicocca inizia un bel periodo di 500 anni di completa pace a Bicocca. Non c'è nessuno, c'è la villa, ci sono quattro case, è l'agricoltura, fino alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento, che come vedete ritorna anche senza volerlo nella storia di Milano, perché è veramente un momento cardine nella storia di Milano, le industrie nascenti hanno bisogno di terra a basso prezzo. La Pirelli, come sapete, nasce dove adesso c'è il grattacielo Pirelli, in quella zona lì, tutto sommato. E quindi hanno bisogno di andare oltre. Lì che cosa c'è? Lì c'è la stazione di Greco. Adesso Greco, diciamo di Greco, adesso non ricordiamo neanche cosa è in realtà, miei cari. Greco, quando, lo vedremo fra due settimane, quando Lorenzo Travaglino passa da Piazzale, cioè Piazzale Loreto era Greco, era sotto il comune di Greco Milanese. Quindi Greco era un comune con tutto il suo territorio e praticamente lì c'è il terreno, costa poco. E allora cominciano i primi insediamenti. Addirittura negli anni 40
c'erano 15.000 operai che lavoravano tra Breda, Falck, Pirelli, e tutta la zona venne completamente trasformata, radicalmente trasformata. Era una zona operaia. Io mi sono segnato, e però ripeto, ne riparleremo, il primo grande sciopero contro il fascismo venne lasciato lì. Siamo il primo marzo 43. Io l'avevo intitolato quando lo sciopero era fare, quando fare sciopero era un atto di coraggio, non come adesso. Cioè, allora nel 43 questa gente che era in Viale Sarca, che abitava in zona, ebbero l'ardire di fare sciopero e restarono per un po' di tempo. Non contenti di questo, queste qua portarono, il primo sciopero portò un centinaio di persone ai campi di concentramento, così per gladire. Non contenti di questo, il primo marzo del 44, un anno dopo, ne fecero un altro, e questo voleva dire altre persone ai campi di concentramento. E quindi immaginatevi questa zona completamente stravolta. C'era una bellissima testimonianza, l'ho letta su Zona 9, che è il giornale dove, del mio quartiere, di questo signore anziano, sarà stato sui 90 anni, che raccontava proprio che lui lavorava e vide i fascisti, i nazisti arrivare davanti all'ingresso. Loro erano in mensa, era mezzogiorno, erano in mensa, dissero: aia, qua la butta male. Qualcuno cominciò a scappare, capì che c'era qualcosa da andare. Di questi vennero presi, perché in Germania avevano bisogno di operai specializzati, e di questi vennero presi un centinaio. Vennero prima portati a San Vittore, poi portati alla stazione e portati a Milano e portati in Germania a lavorare. E la cosa era già successa, ricordate, lo raccontava Franco Loi 2 anni fa, dopo un Milan-Juventus all'Arena nel luglio del 44. Alla fine della partita, dopo questa partita all'Arena, gli autoparlanti dissero: donne e bambini usciranno dalla tal uscita, tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni dall'altra uscita. Ad aspettarli c'erano i tedeschi col canippo. Quelli che non avevano il permesso di stare a Milano perché studenti, perché operai, eccetera, vennero presi e nello spazio di poco tempo mandati come lavoro in Germania. E questo quindi è altro quartiere. Uno dice: sei finita qua? Ma no, non è finita qua. Adesso andiamo alla Pirelli a vedere che cosa c'è rimasto di quello. E la Pirelli di adesso, come sapete meglio di me, magari ci siete passati, è un altro quartiere ancora. Può piacere o non piacere, a me personalmente fa schifo. Però i grandi edifici della Deutsche Bank, io una volta ho litigato furiosamente, perdendo anche la discussione, con un altro scrittore che diceva che erano bellissimi. Ma tu non capisci niente, cosa vuoi capire? Tu non so, capisci niente di arte moderna, di architettura moderna, devi solo stare zitto. Ma con me devono stare zitto il 90% dei milanesi, credo. Perché non è che bisogna capire di arte moderna, bisogna capire di bellezza e di bruttezza. Quelli sono brutti, punto, non c'è altro. E volete per me non ci sia ancora il criterio di bellezza e di bruttezza, anche se siamo al 900 e 900 che ha distrutto questi due. Diciamo, andiamoci. E noi siamo appena andati a fare un giro e abbiamo trovato uno splendido museo, come si chiamava? Non mi ricordo più. E potremmo farci una passeggiata, e quindi noi passeggeremo in quel caso, esattamente come ha detto Alberto, da 1400, perché la bicocca degli Arcimboldi è ancora lì, la possiamo vedere. E la cosa bella è che questa villa dietro ha la torre di riscaldamento dell'edificio Pirelli. Queste due sovrapposizioni già basterebbero quelli per fare un viaggio. Ci andiamo, magari io non posso portare in giro nessuno, solo una lira, però magari ci mettiamo d'accordo con la Maria e l'anno prossimo lo facciamo. Okay. Poi c'è anche l'hangar bicocca che fa delle bellissime mostre. È quello che volevo dire. Altro. Ne leggo due consecutive. Sì. Allora, la prima poesia delle due l'ho scritta sul tram 14 fra Lorenteggio e Duomo, proprio con l'iPhone durante il tragitto. Bellissimo. Giambellino, case popolari. Uno stemma nobiliare a quarti orna un balcone, grigio il cielo, la rassicurante voce della pioggia, una macelleria islamica e accanto un solarium, giovani passeggiano lunghi marciapiedi, parlano, non sento le loro voci, la realtà è un vetro, un bambino rom, da un cellulare musica araba, anziani dall'aria smarrita e passo lento. I ricordi sono un brontolio sommesso, confuso, il disegno della pioggia sull'asfalto, piccoli cerchi di solitudine, la facciata ocre di una chiesa, una donna alla finestra guarda e fuma, piove.
passeggini corazzati come carri armati, cagnolini bardati come cavalli di conquistadores, ombrelli pop, città domenicale, un fisarmonicista con la figlia, la bambina ha la treccia, le note tremano, rimbombano, nel tram precarie d'equilibrio, la musica di Bella Ciao, un musicista ambulante seduto alla fermata, si mangia le unghie nell'attesa, non so perché, ma penso al mare. Questa poesia invece si intitola Sempre ferma sto posto la Torre Velasco. Vi sembrerà incredibile, ma ha avuto due sono i luoghi che l'hanno ispirata: la Torre Velasca e la BC, perché c'è il riferimento al professore ed è lui. Mezza poesia l'ho pensata qua e mezza là. Sempre ferma al suo posto la Torre Velasca. E il tempo ci viene incontro con velocità di turbine fra una fermata e l'altra della metropolitana. Ho perso i fuochi artificiali di ieri notte. Dormivo stremato e scomodo sul divano alla voce di un angelo lunare di un coro astrale, mentre lo schermo sparava lussurie, facezie e inezie. Mediolanum è un hortus vocalico ai confini dei millenni e le rive dei suoi fiumi popolate di gamberi verdastri. Dopodiché le mura crollavano e risorgevano all'eco dei secoli. Peste più, peste meno, monatto più, monatto meno. Tutto ciò, quando in un angolo di periferia nostalgica e lontana ascoltavo un professore raccontare di Ariani e Sant'Ambrogio, di veleni e malefici, della volgare celestiale storia umana. Poi, nello scorrere dell'oscurità, ho saputo di bambini prodigio, dell'autunno necrotico, nevrotico e gioviale della mente e dei collassi dell'esistere, di come l'assenza sia la vera presenza. Quindi, ancora, il sonno confuso, riparatore e rapace, la dissociazione del sogno e le laudi al Dio che non ci parla. Una poesia un po' complessa questa. Vale una lezione di storia. Io ho trovato almeno, se poi la leggerete con calma, almeno quattro importantissimi riferimenti, alcuni velati, alcuni no. Quello più bello, secondo me, è quello di questi gamberi dell'Ambro, questi gamberi che ci richiamano al Bombesin della Riva. Ma proprio quello a cui pensavo, infatti. Che, probabilmente è di qua quando abbiamo fatto il Bombesin della Riva, ed è un primo riferimento velato. C'è un riferimento invece esplicito a Sant'Ambrogio, di cui chiaramente non parliamo perché sennò facciamo... Io avevo due riferimenti su cui mi soffermerei soltanto un secondo, ovviamente per non togliere spazio a queste bellissime poesie. Il primo è la Torre Velasca. Perché la Torre Velasca? Perché rientra nel discorso che, come al solito, facciamo, nel senso, noi la sorvegliamo, la passiamo, eccetera, eccetera, non ne facciamo neanche più caso. In realtà, come molti di voi sanno, fu un caso la Torre Velasca, un vero caso urbanistico milanese. Se vi ricordate, c'è un bellissimo romanzo di Gine Michele, Neppure un rigo in cronaca, che racconta proprio, ambientato nella zona della Torre Velasca, perché la sua costruzione, secondo gli architetti, secondo la forma della Torre del Filarete, per ritrovare la Torre del Filarete del Castello Sforzesco, lascio a voi dire la possibilità di paragonarla, comunque l'architettura moderna è questa, creò uno scandalo, perché molti milanesi si rifiutarono di avere vicino al loro vecchio ospedale, che poi era diventata università statale, nel cuore di Milano, questa strana costruzione che veniva su. Fu veramente un caso che divise profondamente, come divide adesso l'architettura moderna. Ripeto, io parlo da assolutamente da chi pensa di sapere cos'è il bello e il brutto, magari mi sbaglio, cioè ognuno ha la sua opinione, gli architetti moderni vivono di questo, però di fatto fu un caso veramente eclatante. La seconda cosa, e ve la gioco come antipasto, visto che ne parleremo diffusamente, però non potremo parlarne così diffusamente fra due settimane, perché fra due settimane faremo proprio passo per passo cosa ha fatto Renzo, per cui andiamo a immaginarci i luoghi. Però soltanto una cosa: il 22 ottobre del 1629, monatto più, monatto meno, cosa dicevi, la splendida, veramente immagine bellissima.
Noi sappiamo tutto della peste del 1600. Ricordate quando abbiamo fatto Milano nei libri, abbiamo detto andiamo a prenderci il libro che scrisse Federico Borromeo, che tra l'altro Manzoni copiò diffusamente come immagine e come tutto. Noi sappiamo che il 22 ottobre 1629 entra questo Lovato, sappiamo anche il nome, Lovato, che entrò, perché lui era un soldato, entrò con questo strano abito, abito dei Lanzichenecchi, che stavano scendendo giù a Mantova a fare una guerra di successione, non ve la faccio lunga, e entrò a Milano. Lì si vedeva che non stava bene, venne preso, mandato in quarantena, però non venne chiusa le porte della città, lo vedremo, non vennero chiuse. Perché non vennero chiuse dietro? Perché appunto se vedono che era peste, come sarebbe esattamente successo adesso, ci si divise in due, c'erano i medici che dicevano no, è la peste, attenzione, è la peste, chiudiamo le porte della città. Altri invece dicevano no, ma non è la peste, non vi preoccupate, siete i soliti allarmisti, come al solito, dovete sempre montare un caso. Si divisero in due. Nel frattempo ci fu il matrimonio della figlia del re, grandi feste, ci fu Natale, grandi feste, ci fu soprattutto una festa a cui i milanesi non avrebbero mai rinunciato al mondo, il Carnevalone. Guai, non togli tutto, ma non togli il carnevale milanese del tempo. Praticamente, quando cominciarono a pensare che forse era il caso di fare qualcosa, eravamo dal 22 ottobre, siamo saliti, all'aprile dell'anno dopo, anche la peste, ormai non c'era niente da fare. A essere maliziosi c'è anche un'altra ragione per cui la peste venne fatta passare, perché chiudere la città voleva dire chiudere col commercio, chiudere con l'economia, chiudere con il ruolo, sempre stato di Milano strategico, di unione di merce che va e merce che viene. E quindi sarebbe dovuto dire chiaramente danneggiare i commercianti, danneggiare un ceto molto importante. Non contenti di questo, e anche questo lo vedremo di straforo la volta prossima, passiamo all'anno dopo, siamo lo stesso anno, quindi siamo ad aprile, giugno 1630. Lo faccio breve, poi Alberto ne facciamo due di fila. 1630 abbiamo, pensate, il nostro caro vecchio Federico Borromeo, molto diverso dal Carlone, un intellettuale, un uomo di cultura, eccetera, che si vede arrivare questa delegazione di milanesi che dice: senta, arcivescovo, noi vogliamo una processione. Di chi? Di suo cugino. Suo cugino giace sotto il Duomo, sta purificato, era una mummia praticamente, Carlo Borromeo. Carlo Borromeo è stato il grande nemico del demonio, è un santo. Facciamo andare in processione per la città. E lui vincerà la peste. Federico Borromeo, da umanista, qual era? Ovviamente aveva avuto qualche dubbio. Attenzione, perché nel suo libro comunque dice, parla di diavolo come fonte fondamentale della peste. Per cui comunque sia figlio anche lui dei suoi tempi. E dice, se lo volete, come faccio io ad andare contro quello che desidera la mia comunità? E quindi immaginatevi, con la peste che era già a un punto, nel caldo, non come adesso, del giugno del 1630, la processione voleva dire che si fece tutta a Milano e tutti erano obbligati a partecipare. Chi era malato prima di finestre, anzi non la prima neanche perché era chiuso, però li guardava giù, e potete immaginare la peste che cosa non arrivò nell'estate del 1630. Alla fin finita, come vedremo la volta prossima, tutta la seconda venuta di Renzo dell'agosto del 1630 è basata tutto su questo. Renzo entrerà da Porta Nuova, ne farà di cotte e di crude, poi uscirà di nuovo dal corso di Porta Venezia attuale per, come sapete meglio di me, ritornare a Lazzaretto. Si parla di 80-86 mila morti, vale a dire la metà della popolazione milanese. E lo vedremo tra due settimane, perché appunto sarà uno dei temi, dei due temi. Il primo tema sarà Renzo che viene la prima volta, vi ricordate, e scapperà con i forni, come diceva Marinella prima, dopo un'avventura storica, e altrettanto storica sarà il suo arrivo durante la peste del 1630. Allora, questa poesia invece l'ho pensata a Ferragosto, fra via Primaticcio e la Pinacoteca di Brera. Si intitola Primaticcio Algeri. Una berlina blu mi si affianca al semaforo rosso. Un nordafricano mi guarda dai finestrini abbassati per l'avida calura. Condividiamo per qualche secondo la stessa ipnotica musica nel ruvido deserto della strada. Pop Rai, che mi catapulta altrove, anche se sono qua, irrimediabilmente qua. I palazzi corrono,
ogni cosa mi scorre intorno, anche le persone che non ci sono più, che sono andate via. Il sole è una percussione tremenda, scarta le ombre. Poi cammino per il paradiso artificiale di Brera, verso il Napoleone bronzio e nudo del cortile d'onore, la foglia di fico sul membro prima dello scalone, nella fila ordinata fra lingue di Babele. Mi basterà un quadro di Altobello Melone con la gentildame sullo sfondo fra rocce e cielo, una scintillante fortezza bianca a restituirmi alla realtà? O forse dovrò seguire la bella Ucraina che ammira il Caravaggio dalla luce gloriosa e sofferente, o l'avvenente moglie con la sua banale famigliola, o ancora le luci di Venezia del Canaletto e della Gazzada, Bellotta e il Guardi, il Segantini e Previati in preda agli spasimi del cosmo. Ma forse, più di tutto, ciò che mi colma il cuore è lo sguardo allucinato di San Francesco nel ricevere e sostenere la terribile luce di Dio. Questa, invece, questa poesia sono 12 haiku. Haiku è quella poesia, come diceva lui prima, giapponese, in 17 sillabe e 3 versi. 5 sillabe il primo verso, 7 il secondo e 5 il terzo. Sono 12 haiku e compongono una poesia intitolata Haiku per Piazza Fontana, che ricorda quel momento topico nella storia cittadina e nazionale. Fra gelo e fuoco mordeva inverno l'anima, Piazza Fontana, scintille schegge, morirono 17, il sangue ovunque, la neve sporca, nella città malata, folli sirene, gli alberi nudi, un viaggio alla questura, pino l'anarchico, l'ultimo volo, finestre nella notte, testa spaccata, parole al vento, le luci del Natale, nebbia nel cuore, passano gli anni, rose ancora fioriscono, ma i morti chiamano. Un vento il tempo, pietrose rughe il cielo, dov'è giustizia? Cade la notte, ancora vola pino, memoria storta. Dicembre, il 12, la nera atroce mano pose la bomba. Corpi sventrati, arti scossi, lamenti, ombre, dolore. Fra gelo e fuoco mordeva inverno l'anima, Piazza Fontana. Mi è venuto incontro una ragazza senza un braccio, con l'altro mi ha tirato la tonaca, padre mi aiuti, altri mi hanno tirato la veste, uno grida non sento la gamba, non la sento più, e infatti non aveva più la gamba, non c'era più, c'era gente che bruciava, gente che si rotolava a terra in fiamme. Uno scempio. Ho pregato per quelle maschere di sangue, per quei venti squarciati, per quei poveri brandelli di sangue, e ho dato a tutti la soluzione, la benedizione di Dio. Questa è una testimonianza di uno dei primi, di un prete evidentemente, dei primi che andò a Piazza Fontana. Inutile, dopo una poesia come quella di Alberto non si può aggiungere altro, secondo me. L'unica cosa, due piccole cose. Lui parla di Pino. Pinelli, figuratevi, che era talmente tranquillo quel giorno, che seguì il commissario Carabesi in motorino. Lui era andato a pescare e ha detto, guardi, ci deve seguire in questura, perché è successo, ci deve accertamenti. Lui disse, vabbè, vengo, non c'è problema. In motorino andò. Venne interrogato la prima volta alle 3 del mattino, poi di nuovo, poi oltre le 48 ore, non si poteva fermare una persona più di 48 ore, eppure continuarono, e a un certo punto lui capì che volevano fargli confessare qualcosa. Tant'è vero che qualcuno gli andò a dire, tanto Valpreda ha già confessato, continuavano a fargli domande su Valpreda, lui diceva, io lo conosco, sì, sono anarchico anche lui, però io non ho avuto niente, cioè non lo so, e continuavano a fargli domande. A un certo punto, come sapete, non voglio entrare nel merito, venne fatto cadere, chi lo sa, da questa finestra. Ci sono varie testimonianze su questo, ad esempio la questura ha detto che l'autoambulanza è stata chiamata 58 secondi dopo la mezzanotte. I giornalisti che erano sotto, perché chiaramente si stava usmando qualcosa, dissero invece che la caduta avvenne 4 minuti dopo
la mezzanotte. L'unica cosa che però che voglio dire, che a me ha colpito di più al di là delle cose, perché non penso che sia giusto andare in 30 secondi a affrontare un tipo, un tema di questo tipo, è che la vedova venne avvisata dai giornalisti del Corriere. Il commissario Caramesi, che era tanto amico sia di Pinelli che di Valpreda, poi la vedova gli telefonò e disse: sa, avevamo molto da fare. Sì, tra l'altro. No, fai l'ultima, diciamo sì, l'ultima perché. Sì. No, perché siamo già. Io mi scuso, siamo già un po' in ritardo. L'ultima è molto breve. Ah, è breve? Sì, sì. Ah, no, ma volevo solo dire che sì, ora, si finì per dire, fu scritto. La sentenza finale fu che era morto per un malore attivo. Sì. Cosa ciò significhi? Non l'ho mai capito. Sì. Madonnina ingabbiata, pubblicità gigante, con schermo TV piatto, di una notissima società di telefonia mobile su un fianco della cattedrale. Sotto i portici, venditori di ombrelli. Rispondono loro, compratori di illusioni. Piove, piove acqua e piove fuoco. Un sassofonista sdraiato sul proprio allegro fallimento, le note di uno struggente abbandono, ma i passanti sono distratti da una tigre a passeggio con il suo padrone in auto reggenti. Continua a camminare, l'assordante folla dei pensieri, la città tutta marcia, la città è marcia. Piove, piove acqua e piove fuoco. Mi fermo e accarezzo con nostalgia la figura ideale di un'arpista cieca. Sul fianco della cattedrale sfolgora, violenta e muta, la pubblicità gigante. Addio. Questo è un po' surreale, perché ogni tanto qualche pubblicità sulla fiancata del Duomo è orribile, lasciatemelo dire. Sarò brevissimo e non parlerò di pubblicità. Ghiacciaio, poesia scolpita nel marmo. Canto sbozzato nella pietra, visione, giocattolo secolare, quasi tutto zucchero, questo è Rilke. Torre di Babele, carciofo di marmo, addirittura mostro e caccola di coniglio, per un sarcastico Jean Genot. Queste sono le definizioni che il Duomo, che lui ha ampiamente citato, hanno suscitato nei viaggiatori stranieri. Vedete, c'è di tutto. Di fatto io però vorrei concludere il nostro incontro, come sapete poi sul Duomo ci sarebbero talmente tante cose da dire. L'unica cosa che vi dico è che la Madonnina l'abbiamo anche lei salvata per un pelo, nel senso che quando lei venne messa issata verso la fine del Settecento, c'era ancora gli Osburghi, a un certo punto, 100 anni dopo, si sono accorti che la guglia pesava molto sulla chiesa e rischiava di provocare dei problemi. Al che qualcuno dice: sai, tiriamola giù, non c'è problema, tipicamente milanese, cioè, non c'è problema, tiriamo giù che almeno non pesa. Poi si accorsero che in realtà la guglia maggiore era stata fatta con dei materiali abbastanza scadenti e riuscirono a rimetterla a posto. Mi scuserà il professor Rognoni presente per il mio pessimo dialetto. Io però volevo chiudere questo incontro e poi lasciare aperto le domande ad Alberto, ovviamente, non tanto a me, ma soprattutto a lui sulla sua poesia, con delle parole di un grande maestro, secondo me milanese, sempre dell'epoca di cui abbiamo parlato, vale dire siamo nel fine Ottocento, vale dire il De Marchi, che al nostro Duomo dichiara questo amore: «L'el noster dom, l'è la gesa dei vec, l'è la ca de Milan, l'è tut de marmor, l'è gran, l'è bel, l'è du malu, in del mund, in sci bel e in sci grand». E questo era il De Marchi con la sua prosa milanese, e se avete voglia di andarlo a leggere, ci sono moltissime prose così simpatiche, ma anche molte volte invece in cui parla di questa distruzione del vecchio Milano, veramente molto molto toccanti. Se avete voglia di andarlo a cercare, purtroppo è uno di quegli autori che è dimenticato e che invece ha fatto proprio la storia letteraria di Milano della fine dell'Ottocento, il caro vecchio Emilio De Marchi. Noi ci scusiamo. Cioè, non ci scusiamo di niente, anzi, siamo contenti di essere stati qua. Ci scusiamo se qualcuno... Comunque, avremmo potuto tenervi qua almeno fino alle 6-7, perché c'erano molte cose da dire. È il primo esperimento che abbiamo fatto. Vi dite poi, accettiamo suggerimenti e consigli, perché veramente è stata la prima volta che abbiamo fatto, quindi è un tentativo... se volete fare qualche domanda ad Alberto, poi ci sono i libri e poi ci sono le sue poesie che sono anche inserite.
Prima domanda? Sono sempre che la prima domanda è quella più imbarazzante. Fai tu. Ma io potrei chiedere il tuo rapporto con Pilar, ovviamente. La cosa più semplice da chiedere come... cosa ne pensi? Della nostra città. Del nostro rapporto. Raccontare. È una città che non smette mai di sorprenderti, è una città la cui bellezza è molto nascosta, segreta, bisogna avere la pazienza a volte di cercarla. Sì. Sicuramente è l'unica città italiana dove è veramente avvenuto un melting pot, per quello che così chiamano gli americani, questa mescolanza perfetta, quindi una città accogliente, non solo la città del lavoro, una città dove c'è spazio per tutti. Ora non so quanto la crisi economica stia cambiando nei connotati, io spero di no, perché magari il carattere storico dei milanesi è consolidato, quindi nonostante tutto sono fiducioso, ecco, quindi. E poi è una città assolutamente poetica. E quello volevo chiederti. Proprio credo che sia la città più poetica d'Italia, nonostante le apparenze. Tant'è vero che anche tutti i più grandi poeti italiani sono venuti a svernare a Milano. Cioè, Montale era ligure, ma alla fine viveva a Milano, lavorava al Corriere della Sera, credo che abbia abitato anche nella Torre Velasca, Quasimodo è venuto a Milano. Cioè, Vittorini, sì, Vittorini lo cito anche in un'altra poesia, che nel mio ultimo libro, una poesia, c'è la targa... Viale Gorizia forse, lì alla Darsena, quindi chiunque faccia poesia non può ignorare Milano e la sua tradizione, oltre alla grande poesia in lingua milanese, perché credo che il Tessa non abbia nulla da invidiare a nessun poeta del XX secolo, quindi è un pregiudizio quello che grava sulla poesia, tra virgolette, dialettale. È una poesia dove... e anche il tessuto culturale è molto spesso, è molto connesso, anche l'underground è importante. Io giro abbastanza per la poesia, devo dire che comunque secondo me come Milano in Italia non ce n'è, anche da questo punto di vista, una città di occasioni. Io vi ringrazio comunque per la pazienza, per la presenza e per la pazienza. E le domande possono esserci anche per il prof. Il prof oggi è... No, volevo dire, aggiungere soltanto una cosa, pensate a Sereni e pensate a Ragoni, anche le case della Vetra, che appunto racconta di questa Milano distrutta, in via di distruzione nel dopoguerra, quindi è perfettamente vero quello che c'era. E io vorrei sottolineare, l'abbiamo già fatto anche qua, mi raccomando la poesia milanese, nel senso, non soltanto poesia, ma anche i racconti milanesi del Tessa sono di una bellezza, di una profondità sconfinata, per cui, anche perché la poesia non è... si cela nei luoghi più interessanti. Non abbiamo citato Alda Merini, insomma, la contessa dei Navigli. Volevi dire qualcosa? Io volevo dire, ma inerente alla Navigli, no? Ma io mi domando, ma perché non si riesce a fare niente? E sì, questo abbandono, tutti si lamentano, tutti a uno scandalo di qui e di là, però nessuno. La Darsena, chi ha visto la Darsena, è stato abbandono, che non c'è più niente, neanche il Durante. Io sono andato profilamente, anche le chiuse di legno ormai sono sfasciate, non c'è più. Ma perché alla fine nessuno riesce a far niente? È una domanda che dovevo porre agli amministratori. Noi come lo storico, l'autore di poesia e il giornalista ne parlano e denunciano lo stato d'abbandono. E ora chi ha le leve del potere amministrativo dovrebbe farsi carico di queste istanze della città civile. Un certo Franco Brevini sul Corriere della Sera dice che l'attenzione della Milano verso la propria identità non è adeguata a un ruolo di novella Parigi, quella potrebbe essere la direzione sbagliata. Questo è con tutto il rispetto di Franco Brevini, che comunque è un cultore di tutta la storia dei dialetti, però c'è questo atteggiamento, diciamo, mondialista, globalizzante, nuoce alla città nella misura in cui, se adeguatamente complementato da una forte identità, andrebbe, ma siccome poi non è controbilanciato, il risultato è quello che ha detto lei, cioè il fatto
fatto di dimenticare la propria storia e la propria cultura. Quindi, cioè, di là adesso di quelle che possono essere sfumature politiche che giustamente in questa sede non vanno prese in considerazione, però non esiste più la volontà da parte di nessuno, di recuperare la propria identità. Allora, un Raimondi che scrive mi sembra una sorta di Lancilotto che va, cioè nel senso di Don Chisciotte di grandissima levatura che si scontra sempre con la cosa. E poi volevo dire, siccome la Merini è morta, purtroppo la grandissima Merini, Milo De Angelis, che insegna anche lui ad opera, è bravissimo, grandissimo, ma Milano è una delle variabili che prende in considerazione. Mancano i poeti in lingua italiana, quindi secondo me Figliolia può andare avanti in questa direzione e farsi conoscere di più, perché poi ci sono veramente, a parte il talento, degli spunti così precisi sulla storia di Milano, come state pensando, che vale la pena andare avanti. Adesso io lo dico, parlo da direttore del Centro di Cultura Lombarda, quindi gioco, voglio giocare a mio vantaggio, perché se faremo un libro, abbiamo fatto sugli autori dialettali, la storia, l'antologia, ma se faremo un libro, lo faremo, sugli autori invece non dialettali, io vorrei inserire sicuramente la ringrazio, accetto sin d'ora volentieri. No, visto che non lo conoscete, era un po' che non ci vedavamo e mi ha portato anche il suo libro. Il dottor Rognoni è un profondo cultore della cultura milanese, soprattutto letteraria, ma non solo. Quindi parla, direi, ha perfettamente di cose che conosce molto bene. Io a Alberto gli ho detto, fai un libro su Milano, fai un libro di poesie dedicate a Milano. E speriamo tutti che ci pensi seriamente, ci possa inserire. Però sapete come sono i poeti? I poeti non pensano a quante poi copie vendono, pensano a un po'. Dunque il libro, se volete, in vendita. L'editore contento più che il poeta. Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio. Noi avremo, noi soci di Torino, l'onore di averlo tutto per noi con il rinfresco finale. Lui è così, socio onorario. Bene, un'altra domanda. Approfittiamo. Comunque posso fare un annuncio di servizio, se me lo consenti, ma sperando che poi di fare anche qua quella serata, quell'incontro. Il 22 giugno presentiamo alla libreria Linea di Confine a Baggio gli ultimi lavori del laboratorio di scrittura del carcere di Opera. E tra l'altro potrebbe essere anche un buon pretesto per scoprire una libreria, una delle poche librerie sopravvissute nel cuore della Baggio storica, vicino al monastero degli Olivetani, vicino alla chiesa, la chiesetta dell'Orgio in Baggio. Sono poeti sorprendenti e sono poeti milanesi, perché comunque Opera, come San Vittore, come Bollato, sono carceri milanesi. San Vittore è una costruzione anche storica, proprio nel cuore della città. E a volte ci sono uomini invisibili che riescono a raccontare di sé in una maniera nuova, imprevista, diversa, e si scopre come la poesia può veramente salvare la vita, anche vite dissipate e disperse. Poi già sin d'ora dica Marinella, se già la terza volta ho raccolto, ma è generosa, sì. Verremo qua volentieri. Grazie mille.